Buonasera a tutti. Un po' di bene, siamo questa sera per parlare di microservice. Quanti di voi avevano esperienza con microservice? Adesso un po' più del 50%. Adesso, la mia esperienza passata con microservice è più o meno una trincea della prima guerra mondiale, quindi qualcosa che sì, funziona, si può fare, ma non è esattamente piacevole. Ci deve essere un motivo estremamente buono per farlo. Ma poi ho cambiato idea con ultimamente. Adesso lavoro per questa azienda, che come vedete non è esattamente una piccola startup, è un garage. Non so neanche se c'è scritto, ma quanti soldi fanno, comunque fanno un po' di soldi. E sono numero uno, numero due al mondo di giornali accademici. Sì, non parlo per tutta l'organizzazione, ma il centro di digitale di Londra è dove lavoro io, e voglio praticamente raccontare un po' delle nostre pratiche. Perché come dice Kent Beck, non è un grande, non bisogna essere dei grandi programmatori, ma avere delle buone pratiche, la cosa più importante. Se c'è qualsiasi domanda, alzate la mano. A dire la verità, penso che andrò piuttosto veloce con le slide e poi lo scopo sarebbe quello di cercare di fare un po' di discussione. Perché quello che ho fatto in questi ultimi mesi in questa azienda, sono neanche un anno, è di fare il microservice in un modo che è molto diverso da quello standard, da quello che si sente parlare in giro. Per cui alcune cose potranno suonare strane, quindi proprio mi piacerebbe sollevare un po' di discussione. Ok, partiamo un po' di pratiche a caso che ne facciamo. Quanti di voi conoscono style mapping? Per noi style mapping funziona molto bene per dare un'inquadratura del progetto, cioè quando bisogna implementare una grossa feature, nel senso un nuovo progetto, un nuovo pezzo. Style mapping ci dà un buon primo scorsamento del lavoro che c'è da fare e di come portarlo in produzione. Secondo punto, event storming. Event storming, che potreste aver sentito parlare, è una pratica che ci permette di localizzare più o meno, cioè condividere tutti quanti la stessa, diciamo, avere tutti in mente la big picture del progetto. Quindi all'event storming ci sono così, probabilmente più della metà sono manager. E ognuno, non vi sto a spiegare adesso come funziona il storming, però alla fine quello che si ha sono 8 metri lineari di cose che succedono nel nostro software, e in questo modo tutti quelli che partecipano al workshop hanno un'idea della big vision di tutto il software. Quindi spezza, diciamo, i limiti del conosco soltanto il mio sistema. Kanban usiamo come pratica, usiamo Jira, il manager e il business analyst usano Jira, ma poi il development day by day viene svolto su una board fisica. Abbiamo anche dei membri del team che sono remoti, ma abbiamo comunque una sola board fisica, e quando facciamo lo stand up gliela mostriamo così. Ma l'importante è più o meno soltanto ci sono i... Vediamo se funziona. No, questa è la mia faccia. So, ci sono gli adesivi, i magneti, e uno si mette dove sta lavorando. E siamo anche abbastanza stretti sul discorso work in progress. Quindi quando c'è qualcosa che è bloccato, si lavora tutti per sbloccarlo e non si va avanti in parallelo. Ecco, qua iniziamo a parlare di pratiche un po' meno conosciute,
Architectural Decision Record, ogni volta che come team prendiamo una decisione architetturale, per esempio non usiamo Reflection per fare mapping DAI per JSON e non usiamo Reflection per alcuni motivi che prendiamo una decisione, quindi si scrive questo piccolo testo con la data, chi c'è, la decisione che si è presa e tutti i motivi per cui si sono presi e le conseguenze che ha nel codice. Questo sono due o tre righe, quindi in totale, per ogni punto, perché in totale sono meno di 10 righe, viene salvato su un documento sul GitHub, sul vostro repository e fine. La cosa utile è che quando qualcuno vede tutte le convenzioni interne praticamente del team vengono salvate in questo modo. Quando qualcuno dice ma perché questa libreria viene usata in questo modo, perché le directory sono fatte così, può andare a vedere la decisione che è stata presa e vedere se magari non è più valida, oppure ah adesso ho capito, abbastanza comodo e porta via 5 minuti. L'altra cosa, noi lavoriamo su continuous deployment, quindi ogni singolo commit va in produzione e la piattaforma è fatta microservice, quindi è fatta su con un discorso di container eccetera, ma si è scelto di usare Cloud Foundry, non è l'unica soluzione, però è una soluzione che permette di essere agnostici sull'evento, per cui possiamo andare con hub nostro su Amazon, su Google Cloud, senza cambiare il nostro codice. Praticamente lo usiamo come astrazione sulla cloud. E anche questa è una cosa, alcuni dicono che non hanno buona idea. Noi comunque siamo passati da AWS al Google Cloud, praticamente senza dover pagare nulla in termini di performance. Il performance di tempo di sviluppo. Dove abbiamo investito molto è sul discorso continuous integration, continuous deployment. Al momento usiamo GoCD, però non ne siamo particolarmente contenti, stiamo passando a quello di pivot al concurso. Non lo so, non abbiamo ancora finito di passare. No. Però l'idea importante è quella di rendere tutto assolutamente automatico, per cui se uno aggiunge un nuovo modulo non deve andare sul server di CI e impostare una nuova pipeline, ma c'è una serie di script automatici che si accorgono che c'è un nuovo, ci sono dei file di configurazione, si accorgono che c'è un nuovo modulo e quindi creano una nuova pipeline. In questo modo, se ci sono alcune pipeline che dipendono da altre pipeline, la pipeline avrà degli step aggiuntivi e tutte queste cose in automatico. Tutto il nostro sviluppo viene fatto in programming, idealmente TDD e su trunk base, quindi non usiamo i branch development su Git, e questo ci dà un sensibile miglioramento di produttività, perché io ho lavorato abbastanza lungo con pull request e branch development ed è una cosa che porta via tempo, si può fare ma porta via tempo. Noi cerchiamo di avere delle carte molto piccole, per cui ogni carta che è sulla Kanban di solito un giorno di lavoro per più o meno, e alla fine del giorno, più o meno durante il giorno, ogni volta che è in uno stato stabile, il codice di cui siamo tutto sommato, non ci vergogniamo, diciamo, possiamo committare, pushare. E lo facciamo direttamente, quindi continuiamo ad aggiornarci e se ci sono problemi ne parliamo. E anche per programmi facilita molto, perché quando una persona è via si continuano a girare i paper, perché tutti quanti, la conoscenza è piuttosto diffusa, non abbiamo
qualcuno ha fatto un punch, ci lavora solo lui, è in vacanza, non abbiamo la più pallida idea di che cosa sta facendo. Quando c'è qualche cosa particolarmente importante, per tutti i due usiamo anche mobile programming, quindi uno la tastiera e 7-8 persone intorno sullo schermo grande, e si fa un paio d'ore per esempio mettere sul nuovo modulo per fare qualcosa di... ed è molto più pratico che qualcuno lo scrive e poi facciamo un meeting per parlare. Anche abbiamo il nostro team in India, cioè non hanno outsourcing ma fa parte della stessa azienda, e facciamo abbastanza spesso per remoto, anche le persone possono lavorare da casa e si fa. Quindi se uno lavora da casa o c'è qualche piccolo task che non serve fare in pair programming, oppure si lavora in pair da remoto. E alla fine non è un grosso problema. Sì, usiamo Slack Channel, che è abbastanza... è comodo perché così tutti sono sulla discussione, però anche a volte può essere abbastanza distraente dal lavoro. Ok, queste sono le cose che... Come linguaggio usiamo Kotlin, e tutto il nostro sistema di microservice più o meno si basa su HTTP. C'è qualche messaging, ma fondamentalmente HTTP. E come HTTP usiamo questo tool, HTTP4K, che ha il grosso vantaggio di essere completamente funzionale, per cui tutta la situazione si passa da una funzione che prende una richiesta e restituisce una risposta. E poi ovviamente si può comporre con altre funzioni. Ma in questo modo è molto semplice, quando si ha questa funzione, usarla anche nei nostri test, perché non abbiamo bisogno di mock, di cose web. E possiamo creare dei test mettendo insieme due di queste funzioni e poi rovesciarle, per cui una parla all'altra e vedere come la risposta viene interpretata. Ok, questo è un po' come è la nostra architettura, con i colori. Allora, i pallini sono i singoli microservice, che nel nostro caso sono un po' più di una decina, ma stanno... parlo che noi siamo un team di 6 o 7 persone, adesso 7 developers, quindi quasi un po' più di 10 persone. E ogni team in Spring Hat, tra virgolette, è completamente responsabile del proprio codice, quindi non ci sono repository comuni di codice tra team. Le cose che sono comuni, semplicemente uno se le copia da una parte all'altra, per cui ci sono delle librerie di base, delle cose che ogni team ha duplicate, e poi se ci sono degli aggiornamenti al limite si riportano, ma ogni team è responsabile del suo codice, non c'è shared common folder dell'azienda. Quindi i pallini grossi sono i microservice, quindi in questo caso sono praticamente 4 microservice che parlano con la cloud, con internet e con un'interfaccia utente. La parte interna in verde è il nostro dominio, per cui in questo esempio diciamo che abbiamo un unico dominio spezzato in 4 service. Poi complessivamente ci abbiamo più di un dominio, però ogni dominio è spezzato in diversi servizi. Quindi ogni microservice fa relativamente poco, quindi può fare, ad esempio, il microservice si occupa semplicemente del fatto di mandare le mail agli utenti, mantenendo tutta la logica del fatto che la mail può fallire, il server può giù, si deve ricordare, mandargli un aggiornamento, cose così. Però la sua unica funzione è: qualcuno gli dice, avvisa questo utente che può fare una certa operazione per email, e lui, ma cosa gli si fa solo quello? Quindi il verde sono il dominio, i pallini più piccoli sono gli adapter,
quindi con l'architettura POT e la DAT, ne separiamo il dominio dalle DAT. Per separare intendo che sono dei moduli diversi nel nostro source, perché abbiamo un grande progetto. Un modulo è il dominio, un modulo è il singolo microservice e un modulo è ogni singolo adapter. La responsabilità degli adapter è quella di tradurre gli oggetti di dominio in un qualche tipo di infrastruttura, che può essere il database, la UI o la comunicazione HTTP con un altro microservice, comunicazione di messaging, eccetera. La cosa carina è che vedete che i colori sono uguali, per cui per ogni adapter, praticamente, idealmente è usato da uno, da due o più service, perché è una comunicazione. Per cui all'interno di un adapter, diciamo che abbiamo un servizio che per esempio registra gli utenti, diciamo, e uno che fa delle altre cose. Quindi quello che registra gli utenti fa una chiamata all'altro. Per cui abbiamo da qualche parte un HTTP client e dall'altra parte un pezzettino dell'HTTP server, quindi alcune root dell'HTTP server. E queste cose insieme formano un adapter. Quindi abbiamo dominio qua, HTTP client, pezzettino HTTP server e un altro dominio. I due adapter stanno insieme, in questo modo è molto facile testare, perché posso testare l'HTTP client con l'HTTP server e viceversa. E non ho bisogno praticamente di mo in questo modo. E poi c'è un altro motivo che vediamo dopo. Ok, e questo è, tanto per darvi un'idea, il codice che c'è in ogni microservice. Perché dato che il microservice non fa altro che prendere un dominio e una serie di adapter e poi collegarli insieme, l'unico codice che c'è all'interno del microservice sono due o tre classi, e praticamente l'unico codice interessante è questa paginetta. Quindi il microservice in sé non ha praticamente codice, è semplicemente un aggregatore di codice che sta in altro modo. Giusto per darvi un'idea. Quindi questa è la funzione main. Bootstrap è una specie di utility che noi usiamo, per cui praticamente astrae il fatto che sia in cloud oppure fisicamente, partire. Per cui prende delle variabili d'ambiente, diciamo. E poi fa partire un application creator. Ora, in Kotlin è abbastanza facile fare delle classi che sono delle funzioni. Per cui l'application creator è qualcosa che crea un'applicazione. E poi in pratica potete vedere il codice che c'è il monitor, di cui ne parlerò più tardi. L'event store, che è il nostro adapter al database, l'adapter per l'email, possiamo mandare l'email a un servizio esterno che è Sparkpost. E poi ci sono due pezzettini di domain, l'email notifier, che i pezzettini in giallo sono domain, quindi l'email notifier è un pezzo di domain che manda email. E quindi prende come due parametri due pezzi di adapter, perché deve sapere qual è, diciamo, il protocollo per mandare le email e il monitor per segnalare eventi che vengono gestiti dal Kibana, diciamo. E poi un altro pezzo che invece mostra un altro l'opposto, in cui c'è un adapter, quello in blu, alpaca, che prende due pezzi di domain, perché in questo caso è l'adapter che ascolta e poi deve chiamare il domain per fare delle cose. E alla fine, una volta che uno ha messo tutto insieme su una serie di costruttori, ritorna l'applicazione con il server. E quindi tutti i nostri, in alcuni casi sono più lunghi, in alcuni casi sono più corti, ma tutti i nostri
modelli, insomma, proprio così. E per fare questo occorre che tutto il nostro codice stia in un unico repository Git, che è una cosa che è diviso in tutti questi moduli, e i moduli sono, sono diciamo di quattro tipi. Allora, quello chiamato underwear sono le piccole utils, che cose comuni. Poi c'è il domain, che dipende soltanto da underwear, per cui è assolutamente puro, per cui si può fare tutto in TDD. Poi gli adapter, che hanno la regola che possono usare il dominio chiaramente, ma non devono vedere gli altri adapter, quindi ogni adapter è completamente isolato. Per cui, giusto per fare, se c'è l'adapter che si connette al servizio, che ha bisogno dell'adapter che fa l'autenticazione, bisogna pensare agli adapter in maniera che soltanto al momento di creare il modulo vengano messi insieme. Quindi ci sono delle interfacce, ci sono delle callback, qualcosa da configurare. Però non c'è mai una dipendenza diretta tra due adapter. E poi alla fine, vi dico, ho chiamato gli executable, che sono quel codice che vi ho mostrato prima, giusto? Per mettere tutti insieme e far partire il main. La conseguenza di avere un unico repository di Git sembra va abbastanza contro quello che si legge spesso in giro di microservice. A noi dà un po' più di vantaggi. E riusciamo comunque a mantenere il vantaggio del concetto dei microservice, perché le pipeline, dico, continuous integration e continuous deployment, sono multiple. Per cui ogni pipeline ascolterà soltanto una directory sul Git e le sue dipendenze. Quindi soltanto se uno cambia soltanto un pezzettino di codice in un modulo, compilerà solo quel modulo, verrà rilasciato solo quel modulo. Non usiamo artifactory versioning, eccetera, per cui il CI prende il sorgente, lo compila, gli fa fare tutti i test, lo manda in testing, lo manda in staging, se continua a funzionare lo manda in produzione. Non memorizziamo gli artefatti da nessuna parte. Per cui non abbiamo nessuna versione in produzione, perché andiamo in produzione 10 volte al giorno, per cui partiamo sull'idea che le cose devono funzionare. Cioè, se non funzionano le sistemiamo, ma non abbiamo questa idea di mantenere la versione in un repository, il gold standard, eccetera, eccetera. Cos'altro ho scritto qua? Sì, i microservice sono rilasciati indipendentemente gli uni dagli altri. Riusiamo il codice, per cui in questo modo avviene un unico repository Git, è molto semplice usare il codice tra microservice, ma non usiamo frameworks, praticamente, cioè molto leggeri. Anche perché non ci sono frameworks che ragionano in questo modo. Non è tutto perfetto, però effettivamente si lavora in maniera molto veloce, cioè è molto facile essere sicuri, poter rifattorizzare il codice, poter fare i nostri cambiamenti e non spaccare l'applicazione, che è una cosa che invece lavorando con microservice fatti in modo più tradizionale, in cui ogni servizio deve essere un repository Git, è abbastanza un bagno di sangue, cioè alla fine nessuno voleva toccare le cose esistenti perché c'era il grosso rischio di spaccare. Poi è vero che sono piccoli, quindi è facile riscriverli, ma riscriverli comunque ha lo stesso problema, perché puoi spaccare tutto comunque. Per cui la mia esperienza finora, cioè questo mi ha cambiato molto, diciamo. Prima, lavorando in altri progetti con microservice, si arrivava al punto in cui veramente nessuno aveva più coraggio di toccare nulla, e quindi ogni singolo cambiamento ci metteva veramente molto molto tempo in produzione. Così possiamo rilasciare tanto continuamente, intere feature riusciamo a sviluppare in settimana. Ok, un'altra cosa originale, a meno che voi non abbiate letto il libro di Matt Price, che non usiamo il classico log Java, log4j o
quello che volete. Vabbè, usiamo Eric come tutti, almeno come tutti quelli che non usano Splunk, che è meglio, ma lasciamo stare. Il problema è appunto come fare il log sulle singole applicazioni, e invece di definire il log con i log driver, eccetera, noi abbiamo degli eventi di log che sono delle classi. E poi c'è una libreria che praticamente, usando la reflection, salva queste classi su Kibana, diciamo, come eventi di Kibana, con alcune standardizzazioni, perché abbiamo appunto il trace ID, lo span ID, eccetera, possiamo mettere insieme che cosa sta succedendo. Però l'idea principale qua, non so se ho fatto una slide, no. L'idea principale è quella di loggare il meno possibile quando le cose vanno bene. Per cui, se non ci sono problemi, veramente ogni servizio logga semplicemente il fatto che ha fatto questa cosa. Cioè, è stata una richiesta, è andata bene, fatta. Invece loggare il più possibile quando ci sono problemi. Per cui quando c'è un'eccezione, quando c'è qualche cosa che non dovrebbe succedere, non è che semplicemente loghiamo l'eccezione, ma loghiamo anche tutti gli oggetti che possono essere coinvolti dal problema. Per cui il classico caso è, lavorate in banca, no? Per cui, queste cose. Vedi sul log, tipo, è andato su DB, ha tirato sull'user, l'user non c'è, null pointer exception, hai tutto lo stack trace, tu dici sì, ma qual è lo user ID? Nessuno l'ha loggato, per cui non è, i log sono lunghissimi e completamente inutili. Invece qui l'idea è di fare esattamente l'opposto. Loggare molto poco, ma quando ci sono problemi loggare tutte le cose intorno, per cui se ci sta una transazione, cioè nel momento in cui riporti le eccezioni, tutto il contesto che puoi mettere possibile lo metti nell'evento di logging, che è un evento, cioè che è un oggetto, perché è facile aggiungere certi oggetti con i campi e poi dopo lasci che venga persistito nel Kibana. Anche questo effettivamente semplifica, poi quando ci sono i problemi si capisce molto più velocemente che cosa è successo, senza allontanarsi, diciamo, no, dal punto. Testing. Ok, testing è la parte più difficile, perché ovviamente tutta questa cosa di andare in produzione ad ogni singolo commit significa che mediamente, cioè di solito non spacchiamo la produzione, altrimenti non funziona. E per essere sicuri di non spaccare la produzione e farlo in automatico, abbiamo tutta una serie di test. Il più semplice, vabbè, iniziamo dal TDD, quindi ci si aspetta che gli sviluppatori sviluppino il TDD, quindi scrivono i test prima di scrivere il codice, questo nel dominio principalmente, per far sì che abbiamo comunque l'idea chiara di che cosa si vuole fare. Uno dei vantaggi di TDD è che forza gli sviluppatori a pensare come scrivere il codice, per cui se non hanno chiaro qual è il problema, forse non è una buona idea che inizino a scrivere il codice, meglio che inizino a chiedersi che cosa vogliono fare. Poi, per alcuni servizi esterni, cioè tutti i servizi esterni con cui noi abbiamo il riferimento, che possono essere appunto Spark, possono essere Apache S3, qualsiasi sistema esterno con cui abbiamo il riferimento, noi creiamo un finto server con la stessa API interno, che ovviamente viene deployato in test e staging, ma non in produzione. E con questo con questo piccolo test, questo modulo che ci serve noi per i test, possiamo fare degli integration test senza usare servizi esterni. Poi abbiamo, perché tutti i nostri database usano Flywire, un framework di migration, e Flywire obbliga al fatto che tutte le migration non possono essere reversibili. Ora, per cambiare DB in una maniera che puoi reversare, significa che ogni volta che ti fa un cambiamento al DB, per esempio aggiungi un campo, prima aggiungi un campo, committi, aspetti che vada in produzione.
risoluzione, si va in posizione senza problemi, modifichi la logica per leggere dal campo vecchio al campo nuovo, committi, mandi in posizione, aspetti che sei tutto un po' ok in posizione e poi togli il campo vecchio, committi. Quindi ogni singola operazione che tocca DB viene fatta con questi tre versi, quindi va in produzione tre volte prima di essere completamente chiusa. Però appunto ci sono dei test, quindi se qualcuno si dimentica di fare queste cose, la build fallisce. Ci sono gli UI, gli automation test, noi abbiamo molto poco UI, quindi sono molto felici in realtà. E poi ci sono gli ultimi due che sono abbastanza particolari, di cui parlerò più avanti, cioè adesso dopo che lo slide. I primi sono tanto consumer driven, per cui ogni nostro servizio abbiamo, sono praticamente test per controllare che chi consuma le nostre API e chi emette le API siano allineati. I domain driven test sono una specie di acceptance test ad alto livello. Vediamo come funziona. I consumer driven test funzionano che, per esempio, il modulo A dichiara che consuma, quando dico dichiara qua, viene fatto in un file che poi viene processato dal CI, che consuma il modulo B. Quindi ovviamente, se quindi ci sarà un test su A, in questo caso consumare significa che A ha un HTTP client e B ha un HTTP server. Per cui ci sarà un test che appunto usando quel HTTP forkey che vi ho mostrato fa partire una specie di istanza DB che però è in memoria, quindi senza aprire il porto HTTP, gli manda delle cose e si aspetta delle risposte. La cosa è questa, ogni volta che c'è un cambiamento viene girato come tutti i test di A. Ma la cosa carina è che quando B cambia, quindi facciamo un cambio di B, nella pipeline di B non solo gireranno i test di B, ma gireranno tutti i CDC test che usano B, quindi di tutti gli altri moduli, compresi anche moduli di altri team che usano B. Quindi se qualcuno, come succede a me spesso, fa un cambiamento sulle API e dice tanto queste API non lo usa nessuno, posso cambiarla, la build fallisce perché scopo che c'era qualcun altro che invece effettivamente la sta usando. Oppure mi ero dimenticato di aggiornare quel modulo. E questo, sì. Considerato il fatto che è un monorepo, immagino che il refactor dovrebbe essere semplice, era scritto nella precedente slide. Come si fa a sbagliare, a dimenticare di correggere un pezzo? Cioè, pensavo che uno dei vantaggi del monorepo fosse proprio questo. Come faccio in un monorepo a dimenticarmi di aggiornare un pezzo? Allora, intanto questi test girano anche... Il monorepo è comunque il monorepo di un team, forse avere dipendenze su altri team. Okay. E questi test girano anche con dipendenze esterne di altri team. Quindi cross repository, sì. Cross repository perché usano direttamente l'istanza in staging, che non lo usano da sorgente, ma usano l'istanza esterna. E l'altra cosa però comunque che c'è è che le, per esempio le root dell'HTTP sono stringhe, per cui è abbastanza facile in realtà dimenticarsene le mani. Questo è come viene scritto il test, per cui è una classe astratta in cui la parte interessante sono quelli abstract, perché quei campi astratti praticamente significa che ci sarà una istanza di questa classe che userà quei campi presi dall'altro team. È un'interfaccia, bene come la. E poi su ogni test viene dichiarato, perché potenzialmente si potrebbero far girare questi test in produzione, però ovviamente se cambiano il database noi li vogliamo far girare in produzione. Ma alcuni che sono solo lettura girano anche in produzione. Ma sicuramente il local significa praticamente quando compiliamo direttamente nell'ambiente di test e nell'ambiente di staging. La differenza è che nell'ambiente di test li facciamo girare con i
il modulo di esterni finti nell'ambiente di staging con gli angoli che sono già deployati. Questa cosa vuol dire che tutti i team usano la stessa tecnologia? Dunque la domanda è: tutti i team usano la stessa tecnologia? Sì, nel senso che sono tutti i team della nostra divisione e abbiamo questa, queste convenzioni. Che usano tutti i GWM? Che usano tutti i GWM. Tecnicamente non si sa niente di particolarmente GWM in questo, ma in pratica bisognerebbe farsi l'equivalente per un altro linguaggio. No, per dire, questa cosa non funziona se l'altro team l'ha fatto in .NET. Cioè se l'altro team usa .NET praticamente dovrebbe fare l'equivalente, cioè dovrebbe fare dei CDC che funzionano in .NET usando le stesse convenzioni e nel nostro caso specifico hanno tutti gli GWM, quindi ma concettualmente possono funzionare, perché alla fine quando i test girano tra cross team non compila l'altro sorgente, sì. Invochi l'altro sorgente, no, invoco l'altro pipeline, cioè quando creo la pipeline prendo la pipeline dell'altro, è un concetto che funziona a pipeline, quindi basta condividere tutti lo stesso sistema di pipeline di continuous integration, perché praticamente funziona che se io sono il team A e ho una dipendenza sul tuo, sul team B, quindi uso una tua API, quando tu lanci il build, uno dei pezzettini della CI, uno dei step della CI, prenderà un pezzo dal mio team, sì, e quindi lancerà il mio comando build test, qualche cosa, CDC test. Ok, però tu mi hai detto che erano in memory, quindi ho pensato che... No, scusa, in memory sono, non sono... Cioè sono i CDC interni, diciamo, okay. Quindi non... Sì. Cioè l'idea è che così in memory ti servono velocemente se ti dimentichi di aggiornare cose grosse, e poi invece quelli in staging vengono fatti usando effettivamente le altre stanze. Ok. È una cosa su cui ci sono alcuni problemi comunque di dipendenze, ma su cui già adesso è abbastanza buona, non vogliamo migliorare. E poi ci sono questi che vengono chiamati domain driven testing, che praticamente hanno questa idea che siccome il nostro dominio è spezzato su molti moduli, facciamo un test soltanto a livello di una certa funzionalità, la possiamo testare in due modi, o soltanto usando i modelli, gli oggetti di dominio, oppure usando tutti il... quindi facendo partire tutti i server HTTP. Il vantaggio di testarlo due volte è che, vabbè, testandolo con HTTP posso controllare che effettivamente funzioni, che è una cosa buona, e testandolo solo con oggetti di dominio posso controllare che non ci sia nessuna logica negli adapter, che altrimenti è abbastanza facile a un certo punto mettere della logica che dovrebbe stare nel dominio dentro gli adapter quando passo la risposta HTTP, mentre il bit delle cose che invece dovrebbero stare nella logica di dominio. E questo è per esempio un esempio per cui vabbè, questo è sempre cosa, ma tanto l'idea è di creare questi queste cose, questi ruoli, diciamo, che simulano le interazioni che fa una certa persona. In questo caso il production editor cosa può fare dopo aver ricevuto un'email con la licenza, la rilascia in produzione, può controllare questo è un sistema per aggiornare gli articoli di un giornale accademico, può controllare che l'articolo sia effettivamente arrivato in produzione, intendiamo in stampa, oppure può far partire il processo per un nuovo autore appena arrivato. E questo avviene, quindi quando faccio il test per gestire un manoscritto, prima di iniziare a fare
arrivo in ufficio, prima cosa che faccio è scrivo questo test, perché dovrebbe più o meno confrontare quello che c'è sulla mia Epic, diciamo. Può essere uno, può essere un paio, due, non sono moltissimi di solito. Poi lo metto in work in progress, perché tanto so che non funziona, quindi mi danno una scadenza. E work in progress significa che lui si aspetta che il test non funzioni fino a quella data, quindi se inizia a funzionare prima di quella data me lo dà come test fallito, e se continua a non funzionare dopo quella data me lo dà come test fallito. Quindi qua più o meno cerco di scrivere la logica della feature che devo scrivere, e dopodiché ho queste interfacce e devo andare, c'è l'implementazione di queste interfacce, dei singoli passaggi per ogni, cioè ce ne sono due implementazioni, quella che usa HTTP e quella che invece usa soltanto il domain. Il trucco è prima scrivere quella con HTTP, così siamo sicuri che funziona e che non si possono prendere scorciatoie, perché se si scrive prima quello di dominio poi ci accorgiamo di aver preso delle scorciatoie di oggetti di dominio che non sono effettivamente disponibili in quel microservice. Quindi prima scriviamo quella HTTP, quando quella funziona poi dopo facciamo quella semplicemente degli oggetti di dominio. E anche questa poi viene girata nel continuous integration. QA, abbiamo una persona di QA, ma QA praticamente non fa mai testing se non exploratory testing. Quindi lui inizia a pensare cose possibili, prova a usare l'applicazione per vedere cose che potrebbero rompersi, i casi di corner case che gli sviluppatori non pensano, ma non si occupa mai di testare l'applicazione in senso... ok, qualche volta con la UI, perché la UI è... potrebbe venire fuori in maniera sbagliata, non so, su qualche device, ma non testa mai che la logica dell'applicazione funzioni, diciamo. Potete chiedere qualsiasi cosa. Grazie. Tutto chiaro, tutti pronti? Da domani. Ma ci vediamo con i codici. Se si può. Non si può, ma adesso lo posto dopo. Il codice comunque è scritto in Kotlin. Usiamo uno stile abbastanza funzionale, senza essere 100% funzionale dappertutto. Il grosso vantaggio del funzionale è che praticamente usando composizioni di funzioni fondamentalmente semplifica molto il testing e anche le dipendenze. Perché, per esempio, non c'è nessun mock object in tutta la nostra code base, perché tutte le dipendenze esterne sono sempre rappresentate da funzioni, per cui se dobbiamo simulare in un test, poi scriviamo una funzioncina nel test che restituisce. A un certo punto hai detto che quando dovete emulare un servizio esterno, sì, avete un servizio, qualcosa di piccolo che lo implementa, sì, internamente. Esatto. Siccome il servizio esterno può essere di qualunque tipo con qualunque protocollo, avete librerie, framework, fate ogni volta a mano? Allora, la domanda è su come facciamo a replicare le API di servizi esterni. E come le mantenete allineate? Sì, e come li manteniamo allineati? In realtà al momento facciamo tutto a mano, anche perché credo che ci siano alcuni servizi esterni, se non mi sbaglio, che offrono delle librerie che fanno il loro API. Sì, e quindi in quel caso usiamo quelle. Per altre cose tipo Apache Spring, no? Però alla fine mediamente abbiamo, anche se le API sono estremamente complicate, noi usiamo soltanto un piccolo subset di ogni singolo API, per cui è relativamente facile, ci basta copiare quel subset. Come facciamo per fare le lineate? Effettivamente quello non lo facciamo, per cui
se, cioè, diciamo, a parte la buona volontà, se Estreo, Sparkpost cambiassero le API, nel senso le deprecasse per poter cambiassero e noi non ci dimentichiamo, è un possibile problema. Però insomma, standoci attenti. Sì? All'inizio hai accennato che avete migrato da AWS a Google Cloud. Sì. Se posso chiederti i motivi? In realtà credo che i motivi fossero principalmente finanziari. Io non sono stato sincero, okay, perché la decisione è stata presa prima che io entrassi e adesso lo stiamo implementando. Però è fondamentalmente un discorso di avere un prezzo migliore per servire a livello di azienda. Utilizzavate servizi particolari di Amazon? No, in realtà comunque Amazon S3 continuiamo ad usarlo, ma questo era solo per il discorso la cloud, quindi proprio Cloud Foundry dove viene rilasciata come l'applicazione, diciamo. Sì, io ho una domanda. Quando parlavi di pipeline che si autocreano, però sembra l'interno. Non altro, i pipeline che vengono creati da script in automatico. Ok. Ma questo automatismo c'è anche quando si crea un nuovo team? Oppure. Allora, la domanda è come facciamo. Cosa succede quando c'è un nuovo team? Quello che succede è che si prende il codice di un team, si fa una copia, si cancella tutto quello che non c'entra. E si dice è vostro, arrangiatevi. E poi dopo cambiate tutto quello che dovete cambiare. Per cui anche queste l'automatismo che crea il pipeline è comunque. Ci sono alcune persone più esperte, però effettivamente ogni team ce l'ha duplicato. E adesso che stiamo cercando di avere un automatismi un po' più svegli, poi ci sarà probabilmente qualche team, qualcuno che farà un'implementazione e gli altri team poi un po' alla volta lo prenderanno. Però l'idea è che a pranzo, così parlando, queste cose si trasmettono un po' da un team all'altro. Abbiamo lo stesso architetto, insomma, architetto che parla con gli altri team e gli dice: momento, questo sistema l'altro l'hanno probabilmente risolto e metterci a parlare. Grazie. No, ci sono. Sì. Io volevo capire un po' meglio. Hai detto monorepo, sì, per team, quindi sì, ogni team è responsabile del suo repo, se ho capito bene. Sì, esatto. Ma non sono riuscito a capire se come si mappa con i microservizi, cioè se un team ha più microservizi? Sì, sì, il nostro team, siamo 6-7 persone, abbiamo una dozzina di microservizi, più un'altra decina di questi fake per l'external integration, e siamo un team. Però un microservizio è solo di un team, non può essere di più team, giusto? Un servizio è solo di un team, sì, perché diciamo che i nostri 10 servizi vengono deployati nella stessa Cloud Foundry, che funziona come, io non sono super esperto, se parlo appunto, funziona come un blocco, un po' come Kubernetes, e con le porte internamente sono gestite da Cloud Foundry, quindi noi come developer non sappiamo che porta esattamente ogni servizio si prende. Cloud Foundry si occupa anche del fatto di fare il join view deployment, quindi ogni volta che noi deployiamo i servizi non vanno giù, cioè sono sempre disponibili. Però quella è la nostra Cloud Foundry, diciamo. Gli altri team non hanno la loro. Non lavorano su quei microservizi. Esatto. Okay. Insomma? Trunk-based vuol dire feature flag? Cioè nel senso attivate... Sì, allora la domanda è su trunk-based e praticamente significa che ogni volta che c'è una nuova feature o la attiviamo con una feature flag oppure semplicemente una cosa nuova che ci aspettiamo che non venga... L'altra cosa possibile per i servizi è
non metterli in produzione, quindi lasciarli soltanto in test staging per un po' fino a quando sono relativamente pronti per essere provati in produzione e poi soltanto essere rilasciati. Per i Fisher Fleet utilizzate qualche servizio esterno? No, al momento abbiamo una piccola libreria interna che praticamente mappa le feature su environment variables e poi quando c'è praticamente vengono passate dentro la configurazione, perché nel test di main praticamente lui legge le configurazioni e tra cui anche queste feature flag. E le feature flag, su questa libreria c'è anche una cosa per cui uno può mettere una scadenza, per cui se la feature flag è ancora lì dopo n mesi viene sollevato un problema. Il nome della libreria? No, no, una cosa scritta da voi, però posso trovare. Ma è poco codice, sanno tutto un pochettino di... È più che altro la maggior parte del codice è legato come Cloud Foundry usa le variabili d'ambiente. Io penso di avere una domanda un po' stupida. Mi puoi fare vedere la slide con i colori? Perché voglio chiederti come si mettono quella cosa dei domini. Scusa, quella dei pallini? Quella dei pallini, sì. Okay. Quella che mi piace di più. Questa. È praticamente... È criptica, no? No, è aperta. Terribile. È bella. E no, non si capisce. Perché quella è spiegata. Il verde, praticamente, questi sono quattro servizi, microservizi, sì, che usano, hanno lo stesso dominio. Esatto. Ma poi, praticamente, quando tu deploy, in ognuno di questi c'è il package ricopiato, c'è tutto il package del dominio su tutti i servizi e solo alcune funzioni sono attivate. Sì, cioè, nel senso, la domanda è come è suddiviso il dominio. Il dominio ha i suoi, non so, 50 classi, per dire, e tutte le 50 classi sono deployate su tutte e quattro. Sì. Per cui se uno modifica il dominio, vengono deployati tutti e quattro i servizi. Però ognuno di questi ne usa soltanto un sottoinsieme delle 50 classi. Per cui quando... quattro servizi fosse un po' il limite, se fossero più di quattro tendiamo a spezzare di nuovo il dominio e fare dei sottodomini. Ma giusto, cioè, bisogna vedere l'esempio concreto, perché se sono quattro che usano lo stesso dominio significa che più o meno stanno lavorando sugli stessi oggetti a diversi sistemi, tipo quello che prende appunto l'articolo, lo mostra all'autore che deve firmare delle cose, prendere questa firma, salvarla in forma di documento legale, eccetera. Perché effettivamente l'overlap è parecchio, ma è diviso sotto molti servizi perché vogliamo essere sicuri di vedere cosa sta succedendo. In un certo senso, quindi i servizi sono molto piccoli, ogni servizio fa soltanto un passaggio. Ma tu stavi dicendo che ci sono anche delle cose di cui uno si può accorgere, può cambiare, cioè se sono, in quale caso gli spezzi i domini? No, quello è a livello di adapter. Se spezzi un adapter, se uno cambia, cioè l'idea è che se cambia l'interfaccia viola, sì, per qualche motivo, sì. Non ho bisogno di deployare gli altri due servizi, solo i servizi che usano l'adatto a viola. Ok, mentre se cambi qualcosa nella logica, devi deployare tutti. Sì, tutti quelli che usano quelli, in questo caso 4, però non sono quasi mai tutti 12, diciamo. E il dominio più stabile, forse? Sì, l'idea del dominio più stabile. Una cosa che vogliamo fare comunque è quella di spezzare i domini ulteriormente in interfacce e implementazioni. Uh-huh. E in questo caso saremo ancora più stabili, nel senso che se cambia l'implementazione, sì, l'interfaccia rimane uguale. L'interfaccia rimane uguale. Certo che se poi dopo ti cambia solo negli altri domini che usano l'interfaccia. L'implementazione, esatto. Sì, sì. Grazie.
Ma visto che il dominio è uguale in tutti e quattro i microservizi, sì, non siamo un overhead di risorse, nel senso qui abbiamo 4 GVM che sono attive per avere 50%, cioè quasi le stesse classi, al netto degli adapter. Cioè se il dominio è lo stesso... Sì, è vero, nel senso, la domanda è, non c'è un overhead? Sì, c'è. Quindi la domanda è perché fate i microservizi, non potete metterli tutti insieme? Sì, potremmo metterli insieme, ma allora non potevo fare il talk oggi. No, il vantaggio dei microservizi che ci danno è questo modo di poter distribuire l'applicazione molto, molto bene, in maniera molto smooth. Per cui se servono nuove risorse, se servono nuove... c'è più carico, eccetera, possiamo allocare nuove macchine e soltanto nei servizi che sono particolarmente sottoposti. Mediamente questi sono GVM molto leggeri, cioè hanno spesso meno di 1 GB di memoria e comunque si basa sul fatto che comunque, cioè non è come dire il sistema più economico di mandare le cose in produzione, però è più basato sul fatto di essere sicuri che non si spezza, cioè molto stabile, diciamo. Rispetto ad avere un unico monolite, si possono fare cambiamenti più leggeri, si può deployare le cose, per quando ci sono problemi anche alla fine è molto più facile con i microservice, si vede esattamente che cosa è successo nella richiesta, in quale punto. Per cui diciamo che ci facilita alla fine il costo del vantaggio dei microservici per noi, ci facilita tenere la qualità del codice alta, perché non abbiamo il problema del super spaghetti code, perché sono divisi fisicamente in diversi GVM, quindi non c'è possibilità di farli troppo complicati. Ed è molto facile da debuggare ed è molto facile da aggiungere nuove feature, perché si fa già un nuovo microservizio che mi sono sempre a dargli. Ma sì, se uno diciamo vuole risparmiare cicli di CPU, non è... Più che altro costi economici per l'infrastruttura. Poi quello bisogna vedere, perché se poi fa un microservizio che pone 4 volte la memoria, alla fine i costi sono simili. Però sì, è un possibile... è anche un problema, per esempio, se uno dovesse fare dei servizi che rispondono in tempi istantanei, ogni hop sono qualche millisecondo, anche se sono all'interno della stessa cloud. Per cui le risposte, anche le risposte più veloci sono qualche decina di millisecondi, che per noi va bene, tra l'altro servizi potrebbe essere troppo lento. Hai scucciato, ma? Sì, io giusto per essere sicuro di aver il dominio è un fattore comune, quindi anche il database. No, il database, ognuno usa un database indipendente, ecco. Ogni modulo. Come li tenete allineati? Non li teniamo allineati. Ogni modulo lavora completamente indipendente come database. L'unica comunicazione tra moduli è il... Questo che sto dicendo non è in realtà 100% vero, ma è qualcosa su cui stiamo andando, diciamo. L'unica comunicazione tra moduli è con l'HTTP o con il messaging, eccetera. Non ci deve essere nessuna integrazione tramite database. Quindi, se qua arriva l'autore, molti di questi moduli, in realtà non molti, ma forse la metà, non hanno il database, cioè fanno cose completamente post-formazione, basta. Quelli che usano il database memorizzano, per esempio, il servizio che manda le mail, si scrive sul database quando ha mandato le mail alla tizia e dopo un po' va a controllare se l'email è andata a buon fine oppure è stata bounce. Se è stata bounce, dopo riprova a un certo punto. Quindi lui ha un database in cui si tiene questo stato, che però nessun altro servizio sa nulla. Però quindi lui non può aggiornare lo stato del dominio? Lui aggiorna lo stato del suo dominio, non sa com'è. E il dominio è fattore comune, allora... Il dominio non ha nulla di persistenza. Dopodiché uno usa alcune classi del dominio e le salva, ma le salva per conto suo, ma il dominio in sé non ha un concetto di persistenza. Però dopo chiudo. Però dovrebbe essere un po' il core dell'applicazione il dominio, giusto? No, allora dunque,
è completamente effettivamente distribuita. Ci sono un servizio che per esempio in un certo senso è il core, nel senso che è quello che orchestra, se vogliamo, tutti gli altri servizi, è la cosa più importante dal punto di vista di business, ma è un servizio che ha anche relativamente poco codice, perché poi in realtà c'è molto più codice nei servizi che per esempio trasformano la UI, che creano il PDF, che salvano, cioè non hanno più codice. Però quel servizio lì ha il suo sistema di persistenza del dominio, quindi quello dove effettivamente sono salvati, noi usiamo CQRS, event sourcing, quindi sono salvati gli eventi più importanti del sistema. Però per esempio un evento è, abbiamo mandato l'articolo al dottore per l'approvazione e poi l'evento successivo è il dottore approvato, e questo viene salvato subito. Poi c'è un altro servizio, che è quello che gestisce l'interazione con l'autore, che ha una serie di eventi che sono, abbiamo mandato l'email all'autore, l'autore ci ha risposto che non so, così, però non ha salvato, poi si è ricollegato e ha cliccato dall'altra parte, poi si è ancora collegato e poi alla fine ha salvato. E solo a quel punto si torna al servizio principale. Ma gli eventi li usate solo per loggare, giusto quello che è successo, non per comunicare, cioè gli adapter parlano, cioè, un microservizio parla con l'altro tramite adapter, non tramite eventi. Sì, ma in realtà c'è un po' di confusione. Ci sono gli eventi di login, che quelli vanno direttamente sul Kibana, diciamo, monitor event, e poi abbiamo degli eventi di dominio, che fanno parte del sistema di event sourcing, che però non sono usati per comunicare, cioè la comunicazione è comunque tramite gli adapter, per cui ogni modulo ha un suo sistema interno di eventi, ma non guarda gli eventi degli altri moduli. Quindi gli eventi sono solo suoi e li usa per fare una proiezione del... Esatto, cioè... qual è lo stato attuale? Esatto, lui c'ha la sua proiezione, che tra l'altro, se andiamo a vedere qua, ecco, per esempio questo è il command handler, che legge i comandi che arrivano qua e genera gli eventi, e poi c'è una proiezione per lo dashboard. Tecnicamente una cosa che si potrebbe fare è avere la proiezione su un evento separato, ma anche in quel caso in quel caso useremo gli eventi per mandarli a un sistema di subscribe, diciamo. Non l'abbiamo implementato perché non ci serve come performance, ma potenzialmente si può fare. Ma comunque si manderebbero gli eventi tramite adapter, sempre nessuno va a leggere sullo stesso database. Quell'event store lì, può andare dentro solo un tipo di evento? Solo un aggregate. Perché è l'implementazione dell'event store per quell'aggregate. Quindi. Ma non sto dicendo che sia il modo giusto per farlo, però funziona. Quindi. Per il nostro genere di problema funziona. Perché lì leggevo author approval event e pensavo che era il nome dell'evento. È il nome della sealed class degli eventi, quindi tutti gli eventi legati all'approvazione dell'autore derivano da quell'evento. Ah, ho capito, quindi sono tanti tipi di eventi vanno lì dentro. Sì, però scusa, author approval è il è il aggregate. Ah, è il nome ok. Capito. Autor approval è il nome dell'aggregate, poi ci sono n eventi che toccano quell'aggregate e sono tutti figli di autor approval event. Ok, grazie. Sì, no. Forse c'è un modo migliore per il nome, non so. Ok, grazie. Domande? Detto che fate TDD outside in, cioè partite da fuori? Partiamo da fuori, se per fuori intendiamo quello che qua è chiamato
la setup test. Però se parliamo di London School verso Chicago School, non c'è una London School. Non ci sono mock, non è che sia, voglio dire, nel TDD specifico può essere un side in, dipende da quello che vuoi fare, non c'è nessun, non sono noi mock in app, non usa nessun particolare. Cioè, la cosa che, l'approccio side è l'approccio del prima DDD, quindi prima la set a testa, quindi prima decidi esattamente cosa vuoi. Cioè il driver è quello lì e la definisci lockdown è quello lì. Sì, perché nel nostro architetto è Nat Price che ha scritto questo famoso libro su Growing Object Oriented Software by Test. E lavorando con lui, lui è molto preciso, lui fa anche per esempio i meeting in TDD. Per cui all'inizio del meeting si decide quali sono i criteri di successo per il meeting. Bella. Lui non funziona sempre, però effettivamente c'è un buon... e si cerca sempre, cioè lui forza sempre questa cosa, si fa delle prima devi avere le idee chiare su cosa vuoi fare. Per lui soprattutto, cioè, lavorando con lui, è molto... forza molto a questa idea che lo scopo dei test è farti ragionare su cosa vuoi fare, perché voglio dire, divertente scrivere il codice anche se non sappiamo esattamente dove andremo a parlare e poi dopo vedere, però mi dice non è professionale. Però poi nella cosa pratica in realtà no, alcune volte le fai da sé, cioè una volta che hai definito dove vuoi andare, può essere più semplice fare l'inside in, inside out, perché ha già delle cose e aggiunge un po' di stato intorno. Chiudiamo qua? Beh, sono comunque ancora qui, quindi se... Grazie.